Ragazzi, ciao ragazzi, bentornati, nuovo video. Allora, oggi un video shopping. Oggi vi mostro tutte le cosine che ho acquistato da The Zenith. Credo sia New Collection, ma comunque New Collection, che quando voi vedrete questo video oramai ci saranno già le collezioni di San Valentino. Questo è un pre-San Valentino e è un new in The Zenith nel momento in cui io l'ho acquistato, ovvero circa, se non erro, un paio di settimane fa. Credo, 2 settimane fa, se non erro. Comunque, e non ho ancora finito, mi mancano delle cose e adesso, durante il video, capirete e vedrete. Cominciamo, allora, ho qui 3 bustine e sono 3 bustine perché sono andata in negozio in 3 tempi diversi e soprattutto in 3 negozi diversi per trovare tutto quello di cui avevo bisogno, diciamo. E alcune cose non le ho neanche trovate, perché alcune c'erano in negozio, alcune c'erano in altri negozi, alcuni colori mancavano in un negozio, altri colori invece c'erano ma mancavano le taglie, un macello. Ma veniamo a noi, vediamo subito nella prima bustina, quindi in uno dei 3 negozi in cui sono andata. Ovviamente parliamo di intimo, quindi reggiseni slip. Io ho indosso, come sapete, sempre perennemente gli stessi modelli, perché diciamo che da The Zenith, una volta che ho provato tutti i loro modelli e mi ci trovo bene con uno, vado di serie, come sempre, come tutte le mie cose, anche perché insomma sono cose che veramente è un tipo di abbigliamento che veramente devi, in cui ci devi stare comoda e ti devono piacere, quindi una volta trovato vado liscia, prendo sempre le stesse cose. Ovviamente se escono dei nuovi modelli li provo, se mi piacciono aggiungiamo anche quelli nel mio lungo infinito acquisto compulsivo. Magari adesso magari vi metto un attimo una foto qui di come ho sistemato il mio cassetto di intimo. Non so se ho fatto un video, credo di averci fatto un video, o forse nelle stories tempo fa, non lo so. Comunque vi metto qui adesso una foto in cui vi faccio vedere tutte le cose che ho, come le tengo sistemate, senza ovviamente questi nuovi acquisti. Quindi, come potete vedere, o meglio, se state vedendo, ho tutti i reggiseni, come vedete sono tutti uguali, poi passano subito dopo dietro altri reggiseni, sempre tutti uguali, ma ovviamente modello diverso. Poi ci sono gli slip, tutti coordinati, tutti gli slip uguali ai reggiseni. Poi ci sono tutti gli slip messi, belli, sistematini, tutti carini, tutti aggiustatini, che vanno ovviamente a colore e per tipo. E qui in fondo abbiamo un mix di un po' di cosine diverse, particolari, che comunque non rientrano nella vaschetta, non rientrano nei completini, rientrano anche nei completini, ma non fanno comunque parte, diciamo, dei completini. Sono varie cosettine a parte, comunque non facciamo vedere troppe cose. Ma andiamo avanti. E quindi eccomi qui. Allora, eccoci qui. Quindi, modello base, il modello che io acquisto sempre si chiama Athens, Atene, perché The Zenith dà tutti i nomi di città. Ve li faccio vedere, bustina vuota, c'è solo lo scontrino, ma abbiamo i prezzi sul cartellino, ovviamente per farveli vedere non ho ancora tolto i cartellini, non li ho ancora lavati e adesso finalmente potrò lavarli, togliere i cartellini, lavarli e poi riporli. Una cosa che vi consiglio, se avete difficoltà per i primi tempi, cioè ad esempio io vado molto rapida perché oramai conosco i modelli, ma ai primi tempi facevo una tale confusione, soprattutto con gli slip, che mi portavo dietro, io sempre in borsa nel portafoglio avevo questi talloncini, che sono appunto i cartoncini del... sono i cartoncini dove ci sono i codici, quindi io li tenevo sempre nel portafoglio, quindi magari se usciva un nuovo modello passavo nel negozio, portavo direttamente il cartoncino e con quello mi trovavano subito l'articolo, perché se no veramente ci stai 3 ore. Ma veniamo a noi. Allora, il modello che vi ho detto che indosso è Atene, ve lo faccio vedere. Questi sono uguali, sono bianchi. Io i reggiseni di questo modello bianchi ne compro a valangate, non, tantissime volte non vi faccio vedere, non ve li faccio vedere acquistati, perché ovviamente sono sempre gli stessi. Questa volta ve li faccio vedere perché rientrano in un nulla di parecchie cose, altrimenti io questi li compro tantissimo perché comunque li uso tantissimo. Ovviamente la coppa, devo dire la verità, resta, dura molto molto di più delle bretelline. La coppa si tende anche questa, insomma, col tempo, con i lavaggi, a morire, non hanno questa grande vita. Cioè, è vero che li cambio spesso, quindi ovviamente come tutti, li cambiamo tutti i giorni, quindi li cambiamo, li laviamo, si consumano, ma devo dire la verità, quando arrivo al punto di, diciamo, buttarli via, la coppa ancora
potrebbe resistere anche se ormai è andata, ma la bretella è completamente andata, si, diciamo, si rovinano, si smollano, però per quello che costano e per come mi ci trovo bene non ci importa. Eccolo qua, ve lo faccio vedere, semplicissimo. Per facilità vi metterò, per ogni articolo che ho acquistato, vi metto, no scusate, vi metto qui, io purtroppo la mia videocamera ultimamente dai numeri, quindi mi vedo al contrario, vi metto qui l'immagine di tutto quello che ho acquistato, ovviamente non ve lo faccio vedere indossato da me, ma li prendo dal sito. Questo è il modello Athena, è liscio perché io preferisco sotto tanti tipi di capi un modello liscio, ad esempio qui sotto io ora ho questo qui liscio, ovviamente ce l'ho scuro, ce l'ho nero, o nero grigio, no, ce l'ho nero, e lo preferisco liscio perché con il pizzo alcuni determinati tipi di capi, di tessuti, se sono troppo sottili si vede e non mi piace, preferisco liscio, e se invece sono di un tessuto tipo questo, col pizzo vanno a fare attrito e diciamo le maglie addosso non scivolano bene, quindi preferisco sempre sempre il modello liscio, ma acquisto anche quelli in pizzo, ve li faccio vedere dopo, che utilizzo in altre occasioni o con altri tessuti sopra. Comunque questo è appunto è il modello che uso io, mi ci trovo benissimo, ho una bella coppa, non è imbottito perché ragazze sapete io non ho bisogno di comprarli imbottiti perché sono già abbastanza di mio, quindi non è imbottito ma è modello, diciamo ha il ferretto ed ha questo tipo di forma che ti fa un po' il modello push up, quindi ci piace. E vi dico questo, il allora questo è l'offerta ed è uno lo paghi 12,99€, due li paghi, sono già 7 minuti, due li paghi 19,99€, quindi in pratica se ne prendi due li paghi praticamente 10€ ognuno circa, sì, 10€ ognuno, sinceramente 10€ un reggiseno che consumi a man bassa ci può assolutamente stare. Quindi evviva evviva, e questo abbiamo detto che è il modello Athena, Athens scritto sul sito, magari, ah sapete che faccio? Ve li linko qui sotto così li trovate facilmente e basta. E questi sono, questa è la prima bustina e questi sono quelli che ho acquistato in colore bianco. Poi andiamo alla seconda bustina, eccola qui, qui andrò più veloce spero, spero per voi. Allora anche qui offerta, ovviamente prendi due paghi meno. Qui vi faccio vedere, ne abbiamo un altro bel po'. Allora abbiamo un altro bianco, come vi dicevo io approfitto sempre, ne compro sempre più di uno, e quando capita che acquisto qualcosa di colorato e quello mi basta però devo prenderne un altro per fare il, appunto per avere la promozione, di solito prendo o bianco o nero o nude, diciamo questi sono i colori base, quindi è identico a quello di prima, ovviamente non ve lo faccio vedere. Andiamo avanti, poi sempre di questa collezione, sempre di Athena, ho preso questo che è un bellissimo rosa, non è un rosa shocking ma non è neanche un rosa baby, è comunque un bellissimo rosa, anche questo ha lo stesso nome, il codice deduco che sia lo stesso, un RP010, vediamo un po', un RP010, comunque ve lo linko qui sotto sempre nell'info box. Stesso identico modello, liscio, diciamo che cambia solo il colore. Come avete visto prima nell'immagine del mio cassetto, io utilizzo appunto sempre lo stesso modello e sto sempre lì in allerta, diciamo ogni tanto, una volta a settimana, ogni due settimane, vado sempre a controllare sul sito, oppure passo per il negozio, ma faccio prima di solito col sito, vado sempre a controllare se sono usciti nuovi colori, perché trovandomici bene, se escono nuovi colori li acquisto subito, perché comunque i basic sono bianco, panna, nude, quindi un panna un po' più scuro, e nero, e bianco, panna, crema di latte se non erro si chiami, quindi il nude, il nero, questi sono i colori basic. C'è questo rosa perché è l'unico limited edition, è l'unico colorato che hanno fatto, precedentemente avevano fatto anche l'ultimo fatto di questo modello era grigio, però che comunque vi ripeto sono limited, quindi arrivano, finisce quel periodo, non li trovi più, quindi te li devi accaparrare subito, considerato che io mi ci trovo bene e che quindi adoro metterli sotto a qualunque maglia, mi piace abbinarli, quindi se metto una maglia rosa sono contenta di avere il reggiseno rosa, insomma detto in parole spicce. Altro modello, eccolo qui che vi faccio vedere, stesso discorso, sempre in
in edizione limitata, questi ovviamente fra un po' non li troverete più, vi dovete sbrigare se vi piacciono. Vi dico il nome, me li sono messi qui. Allora, questo si chiama Reggiseno Wien, credo Wien, comunque Vienna, comunque scritto W-I-N, Wien, e Reggiseno Balconcino in pizzo riciclato. Eccolo qui, questo è lievemente, cioè oddio, lievemente no. Questo, allora, sul sito dice leggermente imbottito in pizzo riciclato. Ragazzi, in realtà, non so se vedete, guardate, in realtà è sottilissimo, non ha alcuna imbottitura. Io non capisco questa leggera imbottitura, ma in realtà vi assicuro che non c'è, perché la forma te la dà comunque la coppa e il ferretto. Quindi, se volete andare sul sicuro e non volete qualcosa di imbottito, questo è perfetto. Diciamo che secondo me il loro dire lievemente imbottito è semplicemente la fodera interna, nel senso che questo è praticamente questo con uno strato di pizzo sopra a livello di tessuto, quindi secondo me per questo dicono lievemente imbottito, perché è doppio strato, ma in realtà non è per nulla imbottito. Quindi se lo volete imbottito non lo acquistate. Allora, torniamo a noi. Eccolo qui, è un bellissimo turchese. Questo io l'ho preso quarta B come taglia, è molto 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 bello, ragazzi, vi fa una forma pazzesca, mi piace tantissimo. Anche questo è limited edition e vi dico il codice, ma comunque ve lo linko qui sotto, 1RI060, questo azzurro power. E poi ho preso sempre stesso discorso 2, l'ho preso in rosa, anche questo che è lo stesso rosa di questo, è praticamente la stessa punta di rosa, perché hanno fatto appunto questa nuova linea, quindi di tutti i loro modelli loro fanno sempre il colore, quindi se esce di questo colore di questo modello troverete di questo colore tutti i loro modelli o quasi. Eccolo qui, il costo non ve l'ho detto, vediamo. Allora, questo costava 14,99 euro e credo non c'è il la promo su, vediamo se c'era la promo, vediamo. Allora, due offerte, questi 14,99 euro ognuno, senza promo. Infatti mi ricordavo che qualcosa non era compresa nella promozione, però ragazze, cioè, bellissimi, ve li linko qui sotto, prendeteli ora perché non li trovate più, sono pazzeschi. Poi, anzi, questi tra l'altro ho messo una foto su Instagram con uno di questi indossato lilla, quindi se siete iscritti al mio Instagram correte subito a vedere, sfogliate la gallery, lo trovate. Se invece non siete iscritti al mio Instagram, mi raccomando, correte ad iscrivervi, così non perderete più nulla dei mail, ci sono H24, qui invece ci sono il lunedì e il giovedì, o il lunedì e il venerdì, non ricordo, ho cambiato nuovamente la programmazione. In ogni caso lì nelle stories potete seguirmi costantemente, e soprattutto lì pubblico cose che magari qui non pubblico, perché giustamente lì è più immediata la cosa, quindi lì potete vedermi nel mio quotidiano. Ma andiamo avanti, ultimo pacchettino, ultimo acquisto da The Zenis, qui tanta roba, quindi mi devo sbrigare perché vedo che sono già a 15 minuti. A parte ciò, vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, se siete di passaggio datemi un po' di fiducia, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina per essere sempre avvisati di ogni nuovo caricamento, ovviamente se avete l'applicazione di YouTube attiva sul cellulino, così io vi appaio con un pop-up appena pubblico un video. Ma veniamo a noi, vediamo gli ultimi acquisti. Allora, gli ultimi acquisti, veniamo al discorso che è un macello, non ricordo mai i codici, mai i nomi, quindi me li sono aperti tutti qui sul computer, così ve li posso far vedere tranquillamente. Allora, il primo modello io utilizzo sempre solo perizoma o brasiliana, preferisco il brasiliano che proprio anche comunque un po' il modello perizoma, adesso lo capirete perché ovviamente io vi metto qui tutte le foto davanti e dietro. Allora, primo modello, eccolo qui. Allora, questo è il primo, questo si chiama perizoma sgambato in pizzo riciclato, costa 5,99 euro ognuno e c'è la promo che se ne prendi 5 spendi 20 euro, quindi ovviamente risparmi, cioè con 5, uno solo 6 euro, 5 ne paghi 20 euro. Quindi che cosa fai? Ovviamente ne prendi 5. Un tempo io ne prendevo 5 di questi,
5 di un altro modello, 5 di un altro modello. Adesso non ne prendo più così tanti, ma ne prendo tipo 2 di questi, 2 di uno, 2 dell'altro, 2 dell'altro. Cioè, puta caso, male che vada, se ne rovina uno, comunque un altro modello con cui sopperire. Ecco, per dire. Allora, veniamo a noi. Quindi, questo perizoma sgamato in pizzo riciclato è bellissimo. È tutto in pizzo davanti ed è tutto in pizzo anche dietro. Eccolo qui. Vi dico il codice, ma ve lo linko qui sotto. Il codice è 1SP060S e questo io ce l'ho in tutti i colori che avete visto lì nel cassetto, più ovviamente bianco, nero, panna, tutti i colori ce l'ho. Questo è uno. L'altro colore, ovviamente avendo preso i reggiseni, l'altro colore che ho preso, eccolo qui. Avrei desiderato tanto anche il liscio in turchese, ma non l'hanno fatto, forse io non l'ho preso in tempo, non l'ho trovato, ma non c'era neanche sul sito. Però c'era celeste, tempo fa l'ho preso celeste, quindi l'ho preso anche in turchese, stesso identico modello, e ve lo linko qui sotto e il codice ve l'ho detto. Poi andiamo avanti, l'altro modello che ho preso, brasiliano in pizzo riciclato, ve lo faccio vedere, eccoli qui. Allora, questo è il davanti, tutto pizzo, eccolo qui, ovviamente lo state vedendo nella foto qui di lato. E questa è la parte di dietro, liscissima, completamente liscia, bellissima, senza cuciture come piace a me, ci piace tantissimo. Questo è l'altro modello che io indosso fisso, io indosso sempre gli stessi modelli. Stessa cosa, l'ho acquistato in azzurro, in turchese, quindi tutto pizzo davanti e completamente liscio dietro, brasiliano, modello brasiliano, eccolo qui. Poi, terzo modello, penultimo. Allora, il terzo modello, eccolo qui, di questi ne ho presi tanti. Allora, qui sempre per il discorso promo, anche lì discorso promo, però non so se avete notato, ne ho presi due, due sono quattro, quindi già me ne mancava uno per la promo, perché la promo ne dà a 5 alla volta, ovvero ti dice 5, 15,99, 3,99. Quindi io ne ho preso un altro, che è questo. Questo è brasiliano sgambato in microfibra taglio vivo significa appunto che non ha cuciture e che anche qui il taglio è vivo, nel senso che non ha assolutamente cuciture. Tende a rovinarsi più facilmente non avendo cuciture, ma preferisco perché detesto che sotto i vestitini o qualunque altro tipo di capo si veda il bordino dello slip, che è la morte. Quindi no, eccolo qui, questo è il davanti, questo è il dietro, l'ho preso nude, questi nude li uso tantissimo. E come vi ho detto, la promozione era 1 5 euro, 3 10 euro, 5 15,99, 9,99, 15,99, 4,99, io arrotondo. Comunque, quindi l'ho preso in nude. Poi, sempre, ripeto, questione promo, l'ho preso, ve li faccio vedere rapidamente, in turchese. Turchese ne ho presi due. Poi, rosa, ne ho presi due, ve li linko come sempre qui sotto, tutti nell'info box. E poi il nero, me ne serviva un altro per attivare la promozione, perché ne avevo presi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quindi me ne serviva un altro, ho preso il decimo, ho preso il nero, che comunque serve sempre, e vi linko tutto qui sotto. La busta è vuota, ma perché devo tornare nel negozio? Devo tornare nel negozio perché i modelli che io acquisto fissi sono 1, 2, 3, 4. Il quarto dov'è? Il quarto non c'era in nessuno dei tre punti vendita, ma doveva arrivare, quindi io domani vado al lavoro, tornando dal lavoro mi faccio il giro dei tre negozi e spero di trovarli. A questo punto dovrò prendere ovviamente 5 pezzi, quindi prenderò 2 e 2 e poi ne prenderò uno di questi basic o bianco o nude, vediamo. Vi faccio vedere il modello, ve lo leggo. Il modello si chiama brasiliano in cotone e pizzo riciclato ed è l'unico che io utilizzo appunto in cotone, perché gli altri sono tutti in microfibra. Eccolo qui. Ve lo faccio vedere in bianco perché non ho... è l'unico, cioè l'ho preso al volo dal cassetto, quindi ce l'ho bianco, ce l'ho nude, solito discorso, ho preso il bianco al volo, ve lo faccio vedere, sicuramente si vede meglio nella foto, ne metto uno colorato così si vede meglio. Comunque questo ha questa fascia in pizzo, solo diciamo fascia, solo sui fianchi, e poi il resto dello slip è in cotone e
ed è appunto brasiliano ed è l'unico che ho in cotone, gli altri li utilizzo tutti in microfibra. E che altro? E questo domani andrò ad acquistarlo, vi dico già, lo prenderò così, immaginate, in rosa, lo vedete qui in foto, e lo prenderò in turchese, vediamo se anche qui lo chiama turchese, no, lo chiama azzurro intenso, e lo prenderò anche in azzurro intenso, e poi ne prenderò magari un altro bianco di cotone, perché comunque servono sempre. E basta ragazze, questo è tutto, questo è il mio shopping di oggi, fatemi sapere se anche voi utilizzate alcuni o uno di questi capi che utilizzo io, ovviamente li utilizzate, ma dico se utilizzate gli stessi, se utilizzate il View, se utilizzate l'Atene, se utilizzate uno di questi modelli di slip, fatemi sapere. Nel caso invece utilizzate dei modelli diversi, soprattutto come slip, fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono, mettetemi il codice che io sono curiosissima, me li vado a guardare, che magari me li devo essere persi, e quindi vado a vedere, così magari aggiungiamo nuove cose ai miei preferiti. E basta, fatemi sapere, mi raccomando, se vi è piaciuto tutto, non dimenticate il pollicino in su. Ci vediamo al prossimo video e mille baci baci, ciao.